È la prima volta nella storia che si incontrano in campionato. Bucinese e Sangiovannese si presentano allo stadio Arancioverde con la voglia entrambe di continuare la striscia positiva dei risultati. Padroni di casa alla caccia della zona playoff, ospiti che vogliono fare il tris di vittorie per scacciare dalla mente il difficile inizio di stagione. Entrambi gli allenatori squalificati lasciano spazio ai secondi, e quindi per la Bucinese Cacciapoti e per la Sangio Ravenna. Arancioverdi che lasciano in tribuna l'ex Simoni e affidano la squadra da subito ad Ambrosio fra i pali, difesa composta da Sanseverino, Simone, Bega e Pestelli. Centrocampo con Taglialatela, Prosperi e Mecocci, davanti Gardeschi, Pavani e Sacconi. Sangio che ritrova Romanelli da subito e si presenta con i migliori 11 in rosa. In porta Muscas, difesa a 4 con Benucci, Bega, Frio e Fedeli. Nel mezzo Mugelli, Nardoni, Romanelli. Tridente d'attacco affidato a Degori, Petrone e Caldarelli. Tutto esaurito sugli spalti, terreno di gioco fangoso, con temperatura mite. Arbitra l'incontro il signor Cavallini di Carrara. E con le immagini curate per noi da Simone Pieraccini, viviamo le emozioni di questo inedito derby. Inizia il primo tempo e al secondo minuto la Bucinese rompe gli indugi con Pavani che impegna Muscas. Al decimo Romanelli viene ammonito per simulazione in area avversaria, giusta la decisione dell'arbitro. Tre minuti dopo cambia versante e cambia il colore del cartellino. Fedeli atterra Pavani da ultimo uomo e l'arbitro estrae il rosso diretto. Sangio che starà tutta la partita con l'uomo in meno. Al quindicesimo cerca di riequilibrare la squadra il Marzocco, dentro Pollini per Petrone. Al ventiduesimo la Sangio prova a reagire all'inferiorità numerica con Romanelli che sferra un diagonale che fa la barba al palo. Al ventiseiesimo sempre Romanelli che dal limite prova a sfondare la difesa ma il tiro finisce ampiamente alto. È Romanelli show al comunale di Bucine e al trentaduesimo il sinistro viene deviato in angolo da D'Ambrosio. Non accade più nulla fino al 45esimo e l'arbitro manda tutti a riordinare le idee. Primo tempo avaro di emozioni con il Bucine che non riesce a sfruttare la superiorità numerica. Inizia il secondo tempo e al terzo minuto la Sangio protesta per un calcio di rigore per atterramento di Degori. L'arbitro lascia proseguire. All'ottavo ancora proteste per gli ospiti che invocano il calcio di rigore, che in questo caso, dalle immagini, sembrava netto. L'arbitro dice no. Al quattordicesimo Caldarelli calcia di punizione con D'Ambrosio che rischia la frittata. Al ventiseiesimo Sangio vicina al gol con D'Ambrosio che ci deve mettere i guantoni sulla botta ravvicinata di Romanelli. Nonostante l'uomo in meno, la Sangio manovra meglio sul possesso palla e ci prova di più. Al trentaduesimo il calcio di punizione viene chiuso ancora dall'estremo difensore arancioverde. Al 35esimo Romanelli vuole il gol e ci prova anche da 25 metri, ma il pallone non prende la giusta forza. Al 42esimo esce Benucci per infortunio ed entra Righeschi. Il giovane non saprà però tenere la tensione e sarà un'apparizione fugace la sua. Al 45esimo il neo entrato Petriccione viene cinturato in aria da Sanseverino. Tutti gridano al rigore, ma l'arbitro oggi sembra non voler concedere massime punizioni. Al 47esimo Righeschi perde la testa e già ammonito viene espulso per questa gomitata a Simone che reagisce e anch'esso viene mandato sotto la doccia e finisce così in 10 contro 9. Finisce la partita nel peggior modo possibile con i 22 in campo che hanno creato più cartellini che tiri in porta. Sangio che deve recriminare almeno un rigore e Bucinese che non ha saputo sfruttare in nessun modo il 10 contro 11 durato tutta la partita. Un punto per uno comunque non fa male a nessuno, in una partita non certo entusiasmante per gioco espresso sia da una parte che dall'altra.